un'azienda con sede a Iesi che realizza dei prodotti unici, animal free ed ecosostenibili, borse moto prodotte con un materiale innovativo, il Kumis. Scoprite cos'è. Ma prima ricordate di iscrivervi al canale, attivare la campanella e mettere un bel like. Da 40 anni in azienda ci occupiamo di riciclare gomma proveniente dal mondo di produzione di pneumatici e quindi prendiamo quegli scarti che vengono prima della messa in strada, li riselezioniamo, li lavoriamo nuovamente per creare delle nuove mescole che poi finiscono in produzione di guarnizioni, altre mescole. Nel 2019 ci siamo impegnati soprattutto in un nuovo progetto per creare dei prodotti finiti, non più un semilavorato. ROI Rebel è più un messaggio, Read the Journey, dove nell'acronimo, riaccorciandolo, viene ROI, rifare questo viaggio in modo come ribelle. Lo scopo è prendere quel qualcosa che parte, che era destinato ad andare in strada, per farlo poi tornare in strada, quindi dalla strada alla strada. E ogni giorno vengono da noi camion carichi di residui di produzione che selezioniamo. Successivamente la gomma viene impastata, mescolata, quindi omogenizzata per eliminare eventuali impurità, calandrata per dargli lo spessore da 1 a 4 mm e da qui esce il nostro foglio grezzo. Fondamentale per la gomma è la fase della vulcanizzazione. Il foglio appena prodotto viene pressato e cotto allo stesso tempo, acquisisce una grandissima resistenza e durata anche alle intemperie, all'abrasione, alla trazione. Si passa alla fase della laseratura per esaltare maggiormente le parti che sono più distintive per noi, che sono più importanti. Vengono poi cuciti e ritornano a noi. Il viaggio è molto breve, la filiera è molto corta. Ci teniamo moltissimo a rivolgersi sia agli artigiani locali che utilizzare soltanto tutto ciò che viene dal territorio italiano. Il Kumis, che dal latino si aggancia alla parola gomma, è stato progettato, brevettato, nasce proprio per far sì che ci fosse una vera alternativa animal free, che non arrivasse da una filiera, diciamo, animale. Ci siamo verticalizzati su queste attività fino ad arrivare a fare le prime prototipazioni con borse di spessore come il cuoio, che avevano delle caratteristiche interessanti, erano completamente idrorepellenti ed erano interessanti come effetto estetico. L'evoluzione ci ha portato a creare una accoppiata Kumis e tessuto con cui realizziamo oggi le borse che commercializziamo come ROI Rebel. Proprio in occasione della Nyster 975 abbiamo presentato l'ultima nata, la Horse R, e ha un sistema di apertura molto particolare, le calamite Fidlock che permettono di aprirle in maniera molto agevole anche in presenza dei guanti, e una borsa morbida che permette di resistere anche alle alte velocità, in quanto a livello aerodinamico, quindi come flusso d'aria, ha la capacità di chiudersi, più aumenta la velocità e più si chiude. Tutte le nostre borse possono essere acquistate allo stesso prezzo sul nostro sito o direttamente dal dealer, ad esclusione degli attacchi, in quanto riteniamo che nel momento in cui una borsa viene applicata ad una moto, il tutto debba essere delegato a un professionista del settore. Quindi tutti i nostri attacchi possono essere trovati all'interno dei dealer Harley Davidson. Siamo probabilmente sulla strada giusta per quello che è lo sviluppo di questo progetto, per creare questa alternativa alla pelle e al cuoio. Il progetto ROI Rebel è un progetto estremamente interessante perché crediamo appunto in quello che è la sostenibilità, in quello che è il riciclo, e abbiamo pensato che si poteva potenziare portandolo anche in Europa, all'estero. Loro hanno capito quello che noi volevamo trasmettere, e cioè questo senso di economia circolare, di un prodotto diverso, di un prodotto alternativo, un prodotto
che fa la differenza, perché è totalmente ecologico e 100% animal free. Non è pelle, non è cuoio, non è plastica, ma è kummis, quindi questa gomma riciclata. Abbiamo aperto concessionari in Spagna, in Francia, in Danimarca, a Malta, in Germania, in Austria. Oltre ad Harley, siamo noi presenti nei loro concessionari, e se c'è l'interesse nell'accessorio da parte del cliente, eroi Rebel che propongono.